Ciao ragazzi, da oggi voglio proporvi una nuova serie di video che riguarderà una delle modalità più giocate di FIFA, che sarebbe Ultimate Team. Attraverso questi video vi farò vedere come raggiungere la divisione 1 nelle stagioni. Cominciamo subito con la creazione della squadra fino a raggiungere la prima partita della divisione 5. Innanzitutto cominciamo nel selezionare il nome della squadra, che chiamerò Lone Wolf 92. Adesso procediamo con l'aprire il primo pacchetto. Ok. Ovviamente accelero quello che succede in FIFA per velocizzare le cose. L'idea è quella di mettere una difesa a 5, così riesco a difendermi meglio dalle squadre più veloci e forti, che sicuramente incontrerò in questa fase iniziale. In attacco cercherò di mettere i giocatori più veloci, anche se con un 58 ed un 63 dubito che possa essere così efficace. Però ci proviamo. Utilizzo quindi il 5-3-2. Apro una piccola parentesi prima di iniziare a giocare, che può avvantaggiarvi per fare più soldi il prima possibile. Quindi, tornate sulla schermata iniziale di FIFA. Selezionate quadrato. Una volta fatto, selezionate catalogo, poi con R1 andate su Ultimate Team. Una volta fatto, in base al vostro livello, potrete acquistare dei bonus crediti che verranno applicati alla fine di ogni partita, anche se si perde. Il mio consiglio è di selezionare quelli a livello 32 o 40, ovviamente se siete arrivati a quel livello, perché dopo ogni partita vi danno 1000 crediti o per 5 o per 10 partite. Ora torniamo a noi. Andiamo subito a giocare la prima partita della Divisione 5. Ok, ora faccio la ricerca e vediamo chi incontro. Comunque, ora vi lascio la telecronaca di uno dei migliori telecronisti di FIFA agli eventi offline, che sarebbe Simone Sfolcini. Benvenuti al Sanderson Park per questa partita di debutto di Lone Wolf nella stagione Ultimate Team. Lone Wolf che gioca con una squadra in maglietta blu contro l'avversario, il Ghost Wide FC, che gioca in maglietta arancione. Con la nostra sintesi andiamo subito al quarto minuto, dove i Ghost Wild provano subito con questo tiro di destro, respinto molto bene dal portiere della squadra di Lone Wolf. Poi ancora i Ghost Wild, la botta. Ma c'è ancora una grande parata da parte dell'estremo difensore della squadra in maglia blu. Con la sintesi andiamo al nono minuto. Loviso recupera palla sulla tre quarti di campo, scambia con Robertson, terzino sinistro numero 7, mette in mezzo ancora per Loviso, grande occasione, il tiro sotto la pancia del portiere. C'è l'1-0, gran gol di Loviso al dodicesimo minuto, trequartista italiano. Porta in vantaggio la squadra di Lone Wolf. Andiamo al tredicesimo minuto, dove McBride recupera questa palla, va a servire a Magnanelli che allarga subito bene per McGoldrick, quindi era Monarcas, avanza all'esterno destro. Ancora la palla per Magnanelli, si fa vedere Loviso. Magnanelli preferisce servire McGoldrick, il tiro di destro, fuori di poco alla sinistra del portiere. Gol sbagliato da McGoldrick, che però poi sarà grande protagonista di questa partita. Andiamo al 24esimo minuto, ancora Magnanelli sulla fascia destra, punta l'area, salta benissimo l'avversario, poi ha la possibilità di mettere in mezzo per Loviso che si gira col sinistro, mette a segno il gol del 2-0. 26esimo minuto, Lone Wolf, vantaggio per 2-0 su Ghost Wild, l'FC Go Wild, grande difficoltà in questi primi minuti della partita. 34esimo minuto, si sveglia anche McGoldrick, centravanti molto atteso della squadra di Lone Wolf. Vediamo sugli sviluppi di questa azione con Magnanelli che va a servire Choi Jin-so, poi Loviso dentro per McGoldrick, il suo tiro. C'è il gol proprio del giocatore numero 11 della squadra
guidata da Lone Wolf, quindi 3-0 al 38esimo minuto. Ancora Lone Wolf con Robertson. Choi Jin-so, siamo al 40esimo minuto. Lancio in profondità a cercare McGoldrick. Grande aggancio. Poi prova il dribbling, rientra sul destro. Un dribbling forse di troppo ancora. Ma la palla ancora per McGoldrick, che allarga per Ramos Sarkas. Palla fuori di pochissimo alla sinistra del portiere dei Ghost Wild. 43esimo. McGoldrick lanciato solo davanti al portiere. Grandissimo dribbling col piede sinistro e poi di destra, porta vuota. Gioco da ragazzi per McGoldrick, segnare il quarto gol. Ancora 45esimo, McGoldrick fuori di poco il suo tentativo. Deve essere addirittura pokerissimo alla fine del primo tempo, che si chiude invece solamente, si fa per dire, 4-0 in favore di Lone Wolf. Intanto la regia ci ripropone alcuni highlights con il bellissimo gol dopo un dribbling suntuoso da parte di McGoldrick. Andiamo a vedere quindi cosa è successo in questo secondo tempo. C'è subito l'errore da parte del portiere dei Ghost Wild. McGoldrick fa quello che vuole, poi mette in mezzo per Choi Jin-so, che a 48esimo fa 5-0. Dilaga la squadra in maglia blu. Per la nostra sintesi, saltiamo due gol, quello di McGoldrick e quello di Ramos Sarkas, del 6 e del 7-0. Andiamo a vedere cosa succede al 60esimo minuto. Stava attaccando la squadra FC Go Wild, ma il contropiede letale di Loviso, che allarga ancora una volta per lo straordinario McGoldrick, avanza sulla fascia sinistra in mezzo due uomini soli, e poi questa respinta sbagliata sui piedi di Magnanelli, che non perdona da fuori area. Gran botta di destro. 63esimo minuto, 8-0 per Lone Wolf. Non fa in tempo a riorganizzarsi Ghost Wild dopo questa ennesima marcatura da parte di Lone Wolf, e arriva addirittura il 9-0 con Choi Jin-so servito ancora una volta dallo straordinario McGoldrick, che con questo fa due assist e quattro gol. A livello di marcature non succederà più niente per il resto della partita. Da segnalare questo tiro da lontanissimo da parte dei Go Wild. E poi all'83esimo ancora una grande azione di Robertson sulla fascia sinistra. Palla Magnanelli, poi Loviso, Choi Jin-so, e guardate, Robertson si fa tutto il campo, mette in mezzo per McGoldrick, che cerca la volée di destro straordinaria. Nulla da fare questa volta per il numero 11. Ancora un'opportunità per Lone Wolf, che cercava ovviamente il gol del 10-0. Qua Loviso fa quello che vuole il terzino destro dei Ghost Wild, mette in mezzo per Choi Jin-so, che però non ha la forza di calciare con precisione in porta. E quindi la partita si chiude sul punteggio di 9-0. Grande debutto di Lone Wolf. Alla prossima per vedere come è andato avanti questo cammino nella stagione Ultimate Team. Allora, eccomi qua. Ringrazio Simone per la telecronaca. Ora, come potete vedere, mi sono stati assegnati 1625 crediti totali, e 1000 sono del bonus che vi ho fatto vedere prima. Quindi sono molto comodi per fare un po' di mercato e comprare almeno un paio di giocatori decenti, in grado di migliorare quindi la rosa. La mia idea è quella di fare una squadra che abbia tutti i giocatori che militano nella Serie A. Iniziamo quindi a cercare un buon difensore. Mi serve sicuramente un difensore che non sia molto lento e non costi così tanto. Ovviamente la ricerca si baserà con i difensori del campionato italiano, che come modulo hanno il 5-3-2. Sono indeciso tra Silvestre e Gamberini, che entrambi non sono così lenti, però forse preferisco Gamberini almeno in questa fase iniziale. Quindi lo acquisto. Mentre per la fase offensiva mi serve un attaccante sempre della Serie A e con modulo 5-3-2 ovviamente,
che abbia una discreta velocità, ma che sia in grado di colpire anche le palle alte. Quindi penso proprio di puntare su Matri. Adesso do uno sguardo ai portieri. Penso di lasciare ancora Pigliacelli e provo a fare un'offerta a Marchetti che scade tra 11 ore. Ora vado a inserire Matri e Gamberini nella formazione e mi preparo per giocare la seconda partita. Spero che questo video sia stato di vostro interesse. Prima di salutarvi vi lascio con la formazione della Roma molto richiesta da voi. Con la Roma imposto un centrocampo molto tecnico, anche perché i giocatori tecnici li ha, soprattutto a centrocampo, però non molto veloci, quindi direi di utilizzare un gioco che sia il meno possibile sulle fasce. Il 4-3-1-2 penso sia il migliore. In porta schiera ovviamente Stegelenburg che ha 81, quindi molto di più rispetto a Goicoechea. La linea difensiva, lasciamo Piris, Burdisso, Cassano e Balzaretti. Non metto Marquinhos perché ancora non l'hanno fatto così forte in FIFA. A centrocampo metto come CC De Rossi, CCM Pjanic e CCS Florenzi. Come COC metto Totti, che è in grado con i lanci perfetti di mettere i propri compagni davanti alla porta. Infatti vediamo che ha l'abilità regista, quindi in grado di creare azioni da gol. In attacco metto Lamela, che è abbastanza veloce, con Osvaldo a supportarlo. In panchina vi consiglio Destro, Bradley e Marchinho. Come tattica veloce, il possesso palla. Ci vediamo la prossima settimana con i nuovi acquisti e con la seconda partita della Divisione 5. Come sempre lasciate dei commenti qui sotto se volete, oppure sulla mia pagina Facebook. Un saluto e alla prossima settimana.